Questa grossa sfera rossa sull'autocarro qui giù diventerà il Sole in un enorme modello in scala del sistema solare che stiamo per costruire. Il camion si sta muovendo verso il luogo dove il modello sarà allestito. Siamo in elicottero, sorvolando le campagne del nord dell'Illinois al confine con il Wisconsin. L'elicottero ci serve perché il modello si estenderà su una vasta area. Le dimensioni e le distanze saranno in scala entrambe. Metteremo il sole su un campo che si trova a pochi minuti verso sud. Ora il pilota può vederlo. Questa carta mostra dove saranno disposti i pianeti. Siamo proprio vicino al confine con il Wisconsin e non ci dirigiamo verso sud. Le terre verso cui siamo diretti sono proprio qui. Tutto a posto. Il sole è arrivato e noi possiamo atterrare. La scala che usiamo è 1 a 1 miliardo. Il nostro modello del sole rappresenta il sole vero, che ha un diametro di circa 1.250.000 chilometri. Ecco la carta che abbiamo visto prima. I cerchi mostrano le orbite dei pianeti del nostro modello. Plutone sarà qui, nel Wisconsin, su un pascolo lontano dal Sole circa 5 km e mezzo. Questi modelli dei 9 pianeti sono costruiti in scala 1 a 1 miliardo. Possiamo paragonare ognuno di essi alla Terra, il cui diametro è di 12.000 km. Mercurio ha un diametro pari a un terzo di quello terrestre. Venere lo ha leggermente più piccolo. Marte lo ha pari alla metà di quello della Terra. Questi quattro sono i pianeti interni. Sono i più piccoli. E, escluso Plutone, i pianeti esterni sono giganti, messi a confronto con la Terra. Giove ha un diametro 11 volte più grande di quello terrestre. Saturno 10 volte. Urano 4 volte e lo stesso Nettuno. Poi c'è il piccolo Plutone, che probabilmente è più piccolo della Terra. E questi sono i 9 pianeti del nostro sistema solare. Ognuno si muove lungo la sua propria orbita intorno al Sole. Ora dobbiamo sistemare i pianeti alla distanza giusta dal Sole usando la stessa scala di cui ci siamo serviti per le dimensioni, 1 a 1 miliardo. Per facilitarci il riconoscimento del Sole quando lo guardiamo da lontano, lo mettiamo oltre il silo e il granaio con la sua faccia felice. Ora stiamo per sistemare per prima la Terra a circa 150 metri dal Sole. In realtà sarebbe a 150 milioni di chilometri. Ecco dove andrà messa, vicino a questo gruppo d'alberi lungo la strada. Qui c'è la strada e qui il gruppo d'alberi. Mettiamo i pianeti su delle grosse lettere dell'alfabeto, così riusciremo a individuarli a distanza. La Terra sarà su un'enorme lettera E. Ecco cosa stanno sistemando qui sotto. C'è un grosso cerchio su ogni lettera dove il pianeta andrà posto. Quello è la Terra. Così ora abbiamo la Terra. E sta per Earth. Prendiamo la distanza fra la Terra e il Sole come unità di misura. Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio. È lontano da esso circa un terzo della distanza fra il Sole e la Terra. Anche le migliori fotografie telescopiche riprese dalla Terra non ci dicono molto su Mercurio, ma quando la prima sonda spaziale fu inviata su Mercurio, riuscimmo a vedere la sua immagine reale. È ricoperto da crateri come la nostra Luna, e come essa non ha aria che ne protegga la superficie dai meteoriti. Ruota molto lentamente intorno al suo asse. Un giorno su Mercurio è lungo quanto un anno. Mercurio, sul suo cerchio, è presente nel nostro modello in scala. Il secondo pianeta dopo Mercurio è Venere, che dista dal Sole per circa i due terzi della nostra distanza da esso. L'atmosfera di Venere è troppo spessa per riuscire a vedere attraverso di essa.
ma le immagini radar mostrano dei rilievi simili a quello indicato dalla freccia. Potrebbero essere montagne. Sappiamo, grazie alle sonde spaziali approdate su Venere, che la sua superficie è rocciosa e ha una temperatura più elevata di quella sufficiente a fondere il piombo. Venere ruota molto lentamente. Un giorno di Venere è più lungo di un anno su questo pianeta. E ora Venere è sul suo cerchio sul nostro modello in scala che si sta ampliando. Ecco dove siamo, guardando verso il Sole. Ora, in direzione opposta, abbiamo Mercurio, Venere, Terra. Marte è il prossimo, accanto al lago. Marte è lontano dal Sole una volta e mezzo rispetto alla Terra. Abbiamo scoperto molto su Marte. Le fotografie scattate attraverso i telescopi sulla Terra hanno mostrato aspetti variabili di luce e di oscurità e aree bianche ai poli. Le sonde spaziali ci hanno permesso per prime di avere delle buone immagini della superficie. Delle macchine fotografiche installate sulle sonde hanno inviato immagini di certe zone di Marte e altri strumenti hanno raccolto informazioni sull'atmosfera. Abbiamo imparato molte cose. Una delle più importanti è che su Marte c'è acqua. È sotto forma di ghiaccio, ai poli. Da vicino il pianeta appare rosso, proprio come si vede dalla Terra. La superficie è piena di crateri, in parte dovuti ai meteoriti, in parte formatisi da vulcani, e vi sono anche delle ampie vallate che assomigliano un po' alle nostre valli fluviali sulla Terra. È abbondantemente provato che nel passato su Marte c'era molta acqua. Questa è una delle prime immagini da una sonda giunta sulla superficie di Marte. Il pianeta sembra somigliantissimo a qualche zona desertica della Terra. Ma non c'erano segni di vita alla cui ricerca erano gli strumenti di cui era dotata la sonda. Un giorno su Marte dura circa 24 ore, ma un anno su questo pianeta è lungo il doppio di un anno terrestre. Esso ha due piccoli satelliti, non molto più grandi di due montagne volanti. L'ultimo dei pianeti interni è Marte. Guardiamo il nostro modello in scala così lontano, tornando indietro verso il Sole. Marte. Ricordiamo che ogni cosa è un miliardo di volte più grande nel sistema solare vero. La Terra, Venere, Mercurio. Ora gireremo intorno al Sole e torneremo indietro al di là di Marte e avvisteremo Giove lontano verso l'esterno, più del doppio rispetto alle distanze che abbiamo già percorso. Attraversiamo la fascia degli asteroidi. Questi sono pezzi di roccia delle dimensioni di una montagna che si muovono lungo orbite fra Marte e Giove. Alcuni si avvicinano alla Terra. Questa striscia luminosa nella fotografia è dovuta a un asteroide arrivato vicino alla Terra come lo è la Luna. Stiamo ora passando attraverso la fascia degli asteroidi per arrivare dove sarà posto Giove nel nostro modello in scala. Metteremo Giove qui, sul limite di quest'area boschiva in una palude. Giove è il più grande dei pianeti, lontano dal Sole 5 volte rispetto alla Terra. Il suo anno dura 12 volte, il suo giorno poco meno di 10 ore.